La sexitudine del mio look, corsetto e calzini con antiscivolo. Ma quanto sono sexy, eh? Sexissima. Oh mio Dio, sono nella medip più totale. Disastro assoluto, la mia cucina non è più shabby chic. Piatti da lavare, robine lasciate qua. Che disastro, perché praticamente ieri mi sono girata dei video, ho lasciato tutto così, ho lasciato i piatti così, però... Però per prima cosa mangio, mi pare giusto. Mi sto preparando una pasta al salmone. Penso che farò le cose qua dove stanno, le farfalle. Facciamo queste, va? Con salmone, un bel paccozzo pieno, tutto lo mangio, che questo è molto proteico e mi dà praticamente 100 grammi, 200 kilocalorie e tipo 20 grammi di proteine. Mangerò un bel piattone, bello pieno pieno. Anche questo qua, che è un po' di formaggio quark che mi è avanzato, che l'avevo mangiato anche ieri, quindi lo voglio finire. E anche questo qua è molto proteico. Questo è quello che ho comprato da Lidl, che vi ho fatto pure il video con mia sorella di tutte le cosine. Questo ha pochissimi grassi, quindi faccio sta pasta tipo panna e salmone healthy life. E poi dopo metto a posto tutto il disastro. Devo fare anche dei video, devo montare, yeah. Momento spezie. Pepe verde in grani, semi di papavero, ottimi, questo semi di finocchietti, ecco qua, e scorza di limone grattugiata. Sono bellissimi questi appunto calzini antiscivolo che mi ha regalato mio padre, e quindi ce li ho, sto cercando il mio telefono ma non lo trovo, dove l'ho lasciato, lo devo mettere sotto carica. Comunque sono troppo belli, ragazzi. Praticamente sto mettendo questi qua al posto delle pantofole bruciate, tragicamente bruciate. Mi sono messi il rossetto perché voglio andare a conquistare, non è vero? Perché guardate qua, per magia, la mia governante, che si chiama Carlita 2, l'altra, il mio alter ego, quella che non odia fare piatti, no, ama, non odia. Comunque ho fatto tutti i piatti, ho messo tutto a posto, ho montato un video, l'ho messo a caricare, mi sono registrato un altro video, ho lavato tutti i piatti, ho pulito a terra, ho tolto i panni dallo stenditoio, che adesso li devo mettere a posto. E adesso devo girare un altro video, mi approccio a girare un video, ma mi devo muovere perché devo andare in palestra. Ho fatto anche la merenda, ma non ve la faccio vedere perché... Alcune persone si lamentano, dicono che io faccio vedere sempre cose da mangiare e che voglio pubblicizzare il mio secondo canale, che è la verità, però vabbè. Ma la verità vera è quella che io il 90% della mia giornata lo passo a mangiare, e quindi praticamente nel vlog si vede che io mangio la colazione, la merenda, il pranzo. Quindi adesso la merenda non ve l'ho fatta vedere, così non potete dire che mangio sempre. Vi voglio far vedere la magia, guardate che belli, tutti lavati i miei piatti, guardate queste pentole, ragazzi, sono fatte tutte sporche così. Praticamente questo qua magari sto finendo si può togliere, però questo che praticamente si è bruciato no, quindi non sono più pentole job chic. Vabbè, comunque le continuo ad utilizzare, non fa nulla, insomma, non è che le butto. Ma mi sto trovando magnificamente bene con sto coso, che è quello che ho comprato da Lidl. Vi ricordate che ho fatto sia il video delle cose da mangiare, sia il video dei cosmetici, più queste cose diciamo shabby chic per la casa. E avevo comprato anche questo coso tipo 5 euro, mi trovo troppo bene, la metto a scolare tutti i piatti qua sopra. E invece questo qua, che tipo di stoffa, è assorbente, se lo compri al supermercato e anche serve per... si asciuga subito, cioè già è asciutto, assorbe e si asciuga in pochi secondi, quindi è proprio una cosa magica. E qua però non ho tolto il tavolino perché mi voglio andare a registrare un altro video, un'altra ricetta naturale, quindi lo lascio ancora qui. Ma adesso mi devo registrare un video, prendo il mio cavalletto shabby chic, lo metto qua, mi faccio la mia inquadratura, questa qua, con il divano dietro, che è tanto bella, 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 bella. Ho messo il rossetto proprio per fare il video, poi dopo lo tolgo quando vado in palestra. Che sono tutti mi guardano, dicono questa viene in palestra, vuole fare conquiste. E poi non ce la faccio, cioè mi dà fastidio.
Sto fatto di andare in palestra truccata, non lo so, una cosa che io non ce la faccio, più forte di me. Quindi vabbè, metto a registrare il video. Video finiti, adesso borsa e palestra, lasciando tutto di nuovo in disordine. Quindi altri piatti da lavare, altre cose da pulire quando tornerò. Ma adesso me ne vado, adesso vado in palestra. Ciao casina, devo spegnere la luce e me ne vado. Andiamo che tardi. Presto che tardi. Finita la gym. Ammazza che i capelli come sono diventati lunghi. Comunque, situazione muscoletti è questa. Sta le schiena. Ci sono le muscoletti. Non ho più le braccine secche. Infatti spero sempre che la facciano per radio, perché veramente la adoro. Comunque vi volevo dire, volevo approfittare per dirvi due parole, perché veramente ci tengo tantissimo a mettere in chiaro un po' delle cose. Sapete che voglio sempre chiarire e mettere in chiaro. Cintura, yes, ovviamente, of course. A volte non la faccio vedere e mi si dice che non ho la cintura. Se la faccio vedere mi si dice che io la faccio vedere apposta, perché è una cosa strana. Invece dovrebbe essere normale mettersi la cintura, e quindi non la dovrei far vedere. Quindi non lo so, non sapevo se farla vedere o non farla vedere. Insomma, sono piena di dubbi. Parlando di cose serie, vi volevo dire un po' di cosine. Ci sono persone che ancora non hanno capito la mia situazione e ancora stanno là a dire, nonostante io abbia fatto vari video in cui ho spiegato la mia situazione, che ho detto guardate, Max non c'è più perché non stiamo più assieme, insomma le cose non vanno bene tra di noi, ho spiegato tutte queste cose. Sono persone che ancora si ostinano a non capire o fanno finta di non capire, non lo so, ma Max dov'è? Perché non lo fai vedere? Perché ci tieni questa cosa nascosta? Perché non lo vuoi dire? Ma cosa devo fare? Me lo devo mettere per iscritto? Cosa volete? Le faccio scrivere una lettera anche da lui? Poi dovete anche sapere che io sono guardata da centinaia di migliaia di persone, ovviamente non è che vi posso dire tutti i fatti miei del perché ci siamo lasciati. Ho fatto il video dove ho detto vi spiego, vi dico la verità, cosa è successo da noi, cioè ve l'ho detto. Adesso cosa volete che vi dica? Perché ci siamo litigati? Volete sapere se è una cosa definitiva? Volete sapere che cosa è successo? Queste cose non ve le posso dire, perché anche io non so se è finita per sempre. È da parecchio tempo che non stiamo più assieme. Più di dirvi questo, ma cosa devo fare? Addirittura poi ci sono alcune persone. Se mi sembro un po' arrabbiata, non è che sono arrabbiata, è semplicemente che ho fame, perché è tardi, io sono come i tardini, cioè se sgarro mezz'ora oltre l'orario che devo mangiare, ve l'ho detto nel video di come accelerare il metabolismo, che mangio ogni 3 ore, quindi adesso è sgarrata quella mezz'ora. E io ho tanta fame, quando ho fame divento veramente molto cattiva, potrei sbranare veramente chiunque, meno male che sono da sola. Alcune persone addirittura hanno detto ma non vi rendete conto, ma non lo capite che vi sta soltanto prendendo in giro, che è tutto finto, che non è vero che si sono lasciati, può essere mai, dopo tanti anni che stanno assieme prendono casa, vanno a vivere assieme e si lasciano dopo 15 giorni. Non è una cosa che può sembrare strana, però in realtà è così. E quindi che voi venite a dire ah è tutto finto, ma c'avete le prove di questo? Cioè perché dire delle stronzate giusto per infangare una persona? Perché io queste persone poi le vorrei vedere faccia a faccia, se avessero tutto questo coraggio che hanno dietro il computer di dire queste cose false, delle menzogne. Allora di me potete dire quello che volete, ma non dite cose false sul mio conto, perché sono veramente mi sbrano. Non è possibile che dovete dire cose false su di me e poi le persone mi devono anche credere. Tutto quello che io dico nei miei video è tutto vero, a me non me ne può fregare di meno. Anzi, se qualcosa non lo voglio dire, come in questo caso, ho detto ragazze, non mi posso dire proprio nei minimi dettagli cosa è successo, ma anche per rispetto di lui, per non mi pare giusto, neanche se lo facesse lui con me, ma come pure voi, no? Se il vostro fidanzato tipo racconta un litigio
disagio che avete avuto voi a un suo amico, voi ci rimanete male, giustamente dite è una cosa nostra, anche se voi vi siete lasciati, però vi dà fastidio. Stessa cosa pure noi, pensate che io lo dico davanti a centinaia di migliaia di persone, come si deve sentire lui? Poi magari un domani, non lo so, se a mente fresca, quando saranno calmate le acque, magari vi potrò raccontare. Però adesso veramente stiamo in un momento che è veramente tosto e pesante, cioè non posso mettermi a spiattellare proprio le nostre cose, e quindi se una cosa io non la voglio dire, dico semplicemente ragazze questa cosa non la voglio dire, non la posso dire, capitevi, ma non che dico il falso, cioè tutto quello che invece dico è vero, quindi rendiamoci conto che i vlog, è vero, sono un diario della mia vita, perché io mi sfogo e faccio vedere la mia casa, le mie cose, la mia vita quotidiana, no? Ed è molto bello avere la vostra compagnia e far vedere queste cose, ma non sono una soap opera. È successa sta cosa, ok, ve la dico, però i vlog sono un momento, insomma, per condividere, ecco, sono andata a fare una spesa, ho cucinato una cosa, un pensiero su qualcosa che è successo, ma non una soap opera sulle mie cose, cioè le persone che si vogliono inciuciare, fra virgolette, delle mie cose e che rimangono male. Ah, ho visto il video, ma non è detto perché vi siete litigati. Bella mia, ma se tu hai voglia di inciuciare, voglia di soap opera, o ti compri di Bella 2000 o ti vedi il telegiornale Gossip. Certamente non puoi fare inciuci sulla vita mia, e io sono libera di dire quel che voglio e quello che non voglio. Con questo, ragazze, devo prendere i soldi per pagare il casello. Ci ho dato 50 euro al casellante per pagare 95 centesimi, mi voleva ammazzare, vabbè. Comunque, però di sta cosa, ovviamente ragazze, non pensate che mi dà fastidio che voi mi chiedete le cose, non parlo delle persone che mi seguono con affetto, che comunque si affezionano a me, si sono affezionate alla nostra storia e giustamente vogliono che noi siamo felici, siamo contenti, questo lo capisco e anzi vi ringrazio tantissimo, non sto parlando di queste persone qua, oppure chi magari vuole fare gossip, tra virgolette, però in senso sempre scherzoso, perché comunque una cosa che è piacevole, una cosa così leggera, non parlo di questo, tutto ciò io accetto tutto, non mi dispiace nulla, anzi ringrazio tutti, parlo invece di una piccola fascia di persone che come al solito deve rompere le scatole, quelle persone meschine che si devono appigliare a tutti i peli dell'uovo e ti devono rompere le scatole, sia se dici quello che è successo, tu metti tutto in piazza per le visualizzazioni, se non lo dici, hai mentito, il titolo non era vero, quindi come va? Ne viene, loro hanno un unico scopo nella vita, sono programmati per rompere le scatole. Queste persone mi devono mollare. Quando poi mi girano e non mi conviene, uso il magnifico ban. Ban, ban. Perché il ban è bello, perché esiste. Ricordatevelo sempre, ragazze. Comunque, a parte tutta questa faccenda, io ho sempre più fame. Vi ringrazio tantissimo, però una cosa ci tengo a farla, c'è sempre di più parlare a quella grandissima fetta di persone, la maggioranza fortunatamente che mi segue con affetto, siete voi che veramente mi avete abbracciato virtualmente in un modo veramente forte, mi avete fatto sentire tantissimo il vostro affetto in questo periodo più che mai, quindi ragazze vi ringrazio tanto per tutto il supporto che mi state dando, i vostri messaggini di incoraggiamento, il vostro affetto nei miei confronti, veramente è una cosa che mi fa tanto bene, perché voi comunque siete delle amiche per me e quindi sentire il vostro supporto, sentire che ci siete, insomma, è una cosa che veramente tanta carica positiva e tanta forza di andare avanti e di sorridere sempre per voi e con voi, quindi ragazze io vi abbraccio tantissimo e ovviamente tutto questo affetto e tutto questo, diciamo, supporto, voi me lo date a me, io spero anche poi dopo di ridarlo a tutte quelle persone che si stanno trovando nella mia situazione, che per un motivo o per un altro, sia per una cosa sentimentale oppure per una cosa di famiglia, di lavoro, quel che sia, si trovano a vivere un momento, insomma, non proprio bellissimo, niente di insormontabile, però insomma non sono proprio quei giorni in cui ti svegli la mattina, yeah! Buongiorno, evviva! È sorto il sole un altro giorno, è nato! Non è proprio esattamente così, però insomma andiamo avanti e continuiamo a vivere la nostra vita, perché comunque se voi, adesso riferendomi a quelle
persone malvagie che rompono le scatole, vorreste vedermi disperata? Questo non lo vedrete mai. Sono così ignoranti e stupide, veramente, ragazze. Ma quella poi lei è felice, sorride, va in palestra, mangia. Com'è possibile se si è lasciata col fidanzato? Perché adesso non sapete che praticamente quando una ragazza si lascia col suo fidanzato o una donna si separa dal marito, non deve andare in palestra più, non deve ridere, non deve mangiare, non deve fare la cacca e non deve fare nulla, perché altrimenti vuol dire che non sta soffrendo. Quindi ragazze, io da domani in poi, adesso mi chiudo la giacca, mi vestirò di nero, piangerò, parlerò solo piangendo in questo modo e camminerò con una borsa piena di fazzoletti puliti e anche sporchi, perché poi se i fazzoletti sono sporchi manifestano di più la vostra sofferenza. Quindi mi raccomando ragazze, è meglio prenderla a sorridere, perché sennò veramente piango non perché mi sono lasciata, ma piango proprio per l'ignoranza e la tristezza di certe persone. A casina! Voglio fare questa tisana stasera. Ho comprato mio padre all'MD, infatti mi ha detto che ci sono tante cose nuove al discount, devo assolutamente andare a fare una nuova missione, e ha preso sta qua che la voglio provare, tisana appunto digestiva, dentro c'è finocchio, rosmarino, quindi dovrebbe essere molto sgonfiante. Piccolo snack pre-nanna, pancake con marmellata e cioccolato. Comunque sta tisana è buona veramente, ragazze. Io vi saluto e vi auguro buonanotte, perché prima ho parlato tantissimo in macchina, spero di non avervi annoiato. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollice in su. Ciao.